Dashing through the snow on a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Domenica 11 dicembre, come vedete ci troviamo in piazza 20 settembre, e piazza 20 settembre è pienissima di tanti babbo natalini, tanti bambini, finalmente la fanno città dei bambini anche in questo Natale più pienissimo di bambini. Sarà uno speciale tutto da vedere, perché i bambini tireranno fuori veramente le loro capacità, ci faranno vedere delle cose insomma che non si può svelare tutto. Allora bimbi, se siete d'accordo, direi di cominciare questo speciale. 3, 2, 1... Siamo con l'assessore servizi educativi Samuele Mascarin, ecco la fanno città dei bambini, anche in questo Natale più, d'altra parte il Natale è vicino a tanti bambini, è bello vedere anche tutte queste scuole che hanno lavorato tanto per questo progetto che vede sempre capofila il comune di Fano. Sì, un progetto che ormai portiamo avanti da alcuni anni, grazie anche ai nostri animatori, in particolare Giorgio Caselli e Stefania Carboni, e al contributo, devo dire, importantissimo di maestri e insegnanti che quest'anno ci consentono di coinvolgere 14 classi, più di 300 studenti, 300 bambine e bambini, che regalano alla città non solo un momento di serenità con il coro in piazza 20 settembre, ma anche i prodotti realizzati nel corso di questi anni in laboratorio artistici di diverso tipo alla città, perché poi i bambini da piazza 20 settembre si sposteranno in tutte le vie del centro storico con cori, con i loro regali che metteranno a disposizione della città. È un momento veramente importante, per certi aspetti anche magico, perché in tempi così difficili avere una parentesi di serenità, di gioia e di altruismo come questa è importante. Pensare che venga regalato dai più piccoli, dalle bambine e dei bambini ai grandi, beh, credo che sia veramente un bel segnale, pienamente in sintonia con quello che dovrebbe essere davvero il vero spirito di Natale. Un grazie importante agli uffici dei servizi educativi del Comune di Fano, laboratorio Città delle Bambine e dei Bambini, al CREMI, e lo ricordo ancora una volta, un ringraziamento in particolare alle scuole primarie, Gentile, Luigi Rossi, Raffaello Sanzio, Montessori, Rodari e Fenile, che quest'anno hanno veramente fatto il massimo per poterci regalare una giornata speciale, regalarla alla città, regalarla alla comunità e anche alle altre bambine e agli altri bambini. Che vedete dietro le mie spalle sono i bimbi che sono prontissimi per partire e andare proprio dai commercianti del nostro centro storico per portare il frutto del loro lavoro, per portare la loro magia di Natale, e seguiremo insieme, dopo naturalmente il coro, seguiremo appunto questo portare i doni, i bimbi che portano i doni ai più grandi. Siamo col presidente della Proloco di Fano, Etienne Lucarelli. Un Natale più che mai a misura di bambino. Ma certo che sì, ovviamente parlando delle caratteristiche del nostro Natale non può mancare la Fano città dei bambini, e così insieme all'assessore Mascarin dei servizi educativi, al CREMI, laboratorio città dei bambini, abbiamo pensato di dedicare questa giornata dove i bambini hanno lavorato in classe, hanno creato queste bellissime loro opere che consegneranno a tutti i commercianti della città. Quindi una bella collaborazione, ma questo deve essere, no? Varie caratteristiche che si sposano e fanno qualcosa per la città. Quindi poi avremo modo di vedere anche in vetrina dai nostri commercianti anche proprio il frutto del lavoro di questi bambini. Assolutamente sì, fino al 6 gennaio nelle vetrine vedrete questi stupendi quadri o cerami che sono stati realizzati dai bambini delle scuole.
un super Natale più che continua, perché qui ci avviciniamo al Natale, più si avvicina al Natale più aumentano gli appuntamenti. Abbiamo cercato di crescere anche quest'anno nelle attività così come nella struttura, io direi che il risultato anche quest'anno c'è assolutamente. Allora, sono letteralmente invaso dai bambini che hanno i loro doni pronti da portare ai commercianti. Allora, sono in compagnia di, il tuo nome? Edoardo Serafini. Allora, bimbi, da che scuola? Sto parlando con voi dei quadri. Francesco Gentile. Dovete fare una cosa. Adesso, e questo bellissimo quadro, come si intitola? Se mi seguite vi cerco di ipnotizzare. Si chiama Stelle del Cielo, lo facciamo vedere perché a brevissimo ve l'ha portato insieme a tutti gli altri doni. Allora, guardate. Come vedete alle mie spalle invece è prontissimo il coro dei bambini, naturalmente coordinati dal maestro Giorgio Caselli, che tutti quanti conosciamo, e a brevissimo inizierà un bellissimo concerto di Natale dalla voce naturalmente dei bambini, e si potrà finalmente godere delle note splendide naturalmente targate da Fano Città dei Bambini qua al Natale più. Che con il proprio impegno e il proprio lavoro hanno consentito di regalare alla città. Allora, sono in compagnia di due Babbi Natali, quelli veri, che addirittura adesso il Babbo Natale ha la luce nella barba addirittura, con tanto di campanella, perché stanno chiamando a raduno delle classi che partono per portare i doni. Esatto. Quali classi? Sono la quarta A e la quarta B della Francesco Gentile. Che si stanno dirigendo verso? Iniziamo dal caffè centrale e andremo verso il Pino Bar. Benissimo, allora ci giriamo anche noi Babbo Natale, andiamo. Siamo partiti da Piazza 20 Settembre, la prima sosta era al Caffè Centrale. Siamo arrivati e i bambini porteranno i doni.
Esatto, i bambini porteranno i doni. Ma sono già entrati, quindi andiamo subito a vedere che cosa succede. Vai, 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 vai. Finalmente i bambini sono arrivati e possono ufficialmente consegnare. Questa è la consegna ufficiale al Caffè Centrale e diciamo forte un bel buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Ecco allora l'incursione di Fano TV, è arrivato Luigi Rossi, scusate le spalle, allora è arrivato Luigi Rossi a portare gli auguri di Buon Natale, allora vogliamo un commento a caldo dei commercianti, che cosa dicono? Che è una bellissima iniziativa da ripetere sicuramente e migliorarla in continuazione. Allora è il caso di dire ancora una volta, bimbi, ditelo forte, Buon Natale, forte! Buon Natale! When the ones you love are there, you can feel the magic in the air. You know it's everywhere. Allora siamo in compagnia di altri bambini perché qui viaggi per Corso Matteotti ed è pieno zeppo di tanti babbo natalini che stanno consegnando. Allora, a proposito, intanto il vostro nome? Mattia. Mattia? Nicola. Mattia. Allora, Mattia, Mattia, Nicola che hanno qua un bel dono da consegnare. Allora, intanto da che scuola siete voi? La vostra scuola? Scuola Gentile. Allora, come sta andando questa consegna dei doni? Bene. Bene, molto bene? Sì. Cosa dicono dei negozi? Dicono grazie, ringraziano, sono contenti? Sì. Allora, facciamo un forte forte a chi ci sta guardando anche da casa, magari i nonni oppure altri bambini che ci stanno guardando da casa, forte un buon Natale. Uno, due, tre. Buon Natale! Ci siamo, altra scuola e altro regalo, il caso di dire. Allora, il vostro nome? Filippo Mazzaferri. Alice Berluti. Allora, facci vedere questi bellissimi doni che avete consegnato, soprattutto quello che è già stato consegnato. Questo e vogliamo il punto di vista anche dei commercianti che hanno appena ricevuto. È bellissimo. Una bella cosa, quindi sicuramente sarà in vetrina, sarà esposto. Senz'altro, metteremo subito l'oggetto in vetrina. E alla scuola Montessori faccio una cosa ancora più difficile, perché agli altri bambini ho fatto dire Buon Natale in italiano. Questa volta proviamo in inglese e concludiamo così. Merry Christmas. Ah. Merry Christmas. Allora, al 3, 1, 2, 3. Merry Christmas. Continua questo viaggio lungo Corso Matteotti, perché abbiamo visto tanti, abbiamo seguito tante scuole che stanno consegnando e siamo in compagnia di Stefania Carboni, che è del Cremi di Fano, che ha seguito un po' tutto questo evento. Nati per essere felici, sta portando insomma un grandissimo risultato. Sì, una grande felicità, perché comunque siamo contenti, siamo un po' strettini a marciare per il corso, ma Natale si sa. Cioè, bambini, siete contenti? La cosa più bella sono gli occhi increduli di chi sta cercando di capire che cosa succede. Questa credo che sia la cosa più bella di stupire, perché i bambini stupiscono sempre. Sempre, i bambini donano con felicità i loro lavori, che resteranno in vetrina fino al 6 gennaio. Poi i genitori torneranno comunque a recuperare questi capolavori, quindi tutti piccoli artisti e i bambini, sì, sono molto felici naturalmente. I ringraziamenti da parte del Cremi a chi vanno? I ringraziamenti chiaramente vanno a tutto lo staff dei servizi educativi del CREM, il laboratorio Città dei Bambini, e il nostro assessore Samuele Mascarin, ma anche tutti i genitori, i babbo natali che ci stanno seguendo in questa grande marcia di consegna. Allora, siamo in compagnia di Giorgio Caselli, che è un artefice di questa grande Fano Città dei Bambini. Come va? Perché qui abbiamo un coro itinerante addirittura. Ma direi benissimo, bambini splendidi, grazie anche al tempo che non pela, si dice. Genitori splendidi, perché non so se prima avete sentito, abbiamo fatto un war is over insieme, quindi magari ci sei ancora, ma la facciamo subito? No, l'esclusiva no. No, bellissimo, grazie ai bambini, grazie ai genitori, grazie agli insegnanti. È una gioia che bisognerebbe rimettere in moto tutti gli anni.
anni, anche, che ne so, adesso qualche genitore mi sta guardando storto, qualche maestra, perché poi sono i bambini che risolvono sempre tutto, nonostante noi grandi siamo dei testoni e riusciamo a rovinare anche quello che di bello ci può essere. Quindi I bimbi sono nati per essere felici e oggi l'hanno veramente dimostrato, e soprattutto è una gioia contagiosa. Esatto, perché poi adesso tanto le maestre non ci sono, le maestre non preoccupate, lo spostamento, i bambini è qui, i bambini si divertono un sacco, e quindi viva i bambini e viva tutti quelli che amano a morte i bambini. Allora siamo tornati sotto l'albero in piazza 20 settembre a conclusione di questo grande evento Nati per essere felici. Abbiamo seguito un bellissimo coro itinerante, abbiamo visto i bimbi che sono andati a portare i regali ai commercianti e vogliamo chiudere con una bella colonna sonora perché qui c'è il coro che impazza. Allora facciamo sentire a chi ci sta guardando da casa un bel jingle bell veloce, vai! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, the fire is the wine, wonders open day. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, the fire is the wine, wonders open day. Bravissimi, applauso, buon Natale! Go, go.